Le Abruzzesi del girone F di Serie D in campo domani per cercare di dare ancora un senso alla stagione. All'Angelini c'è un atteso derby tra il Chieti e l'Avezzano. I Nero Verdi, in aperta crisi di risultati e con il caso Fal che rende inquieto l'ambiente, sono condannati alla vittoria contro i cugini marsicani che, a loro volta, non vogliono perdere altro terreno dalle prime per continuare a coltivare speranze di raggiungere le primissime posizioni della classifica. L'Aquila, terza forza del campionato, in casa cerca di ritrovare il successo e accorciare sulle. Le Big in fuga, Campobasso e Samb avanti di 7 e 5 punti su Delpinto e Compagni. Fischio d'inizio alle 14.30. Iezzo ridisegna il Chieti in vista del derby con l'Avezzano, attacco rivoluzionato rispetto all'ultima gara con il Tivoli. Tecnico pronto a rilanciare dal primo minuto Salvatore Masavud, il primo a rientro dalla squalifica, il secondo che scalpita dopo aver giocato solo spiccioli a Tivoli. Il Chieti tornerebbe così al 4-3-3 abbandonando il 4-4-2 di domenica scorsa. Al centro dell'attacco dovrebbe rientrare Fall dopo l'esclusione per motivi disciplinari. Il tecnico dei marsicani Ferazzoli sta valutando invece se schierare Senesi dal primo minuto. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Capitan Roberti e Tuncarà, chiavi del centrocampo affidate al solito Verna. Per i biancoverdi è l'ultima chiamata per non perdere altro terreno dalla vetta della classifica. L'Aquila stringe i denti e si compatta in queste ore che la separano dal delicatissimo match contro il Tivoli, la formazione laziale che è all'andata a battere rosso guidati dai Pifani in Abruzzo con l'adrenalina a mille dopo la vittoria sul Chieti e il salto fuori dai confini della zona playout. match complicato per Cappellacci che punta anche sull'apporto del pubblico rosso dello Stadio Gran Sasso d'Italia. Il notaresco che è una gara da recuperare, mercoledì 28 contro il Tivoli, torna in campo al Savini dopo un turno di riposo e affronta i Molisani del Vasto di penultimi in classifica. Per Alessandro Bruno la missione è conquistare altri punti pesanti in chiave salvezza.